ascoltando Radio Frustration. E noi torniamo qui con un'altra meravigliosa coppia, ragazzi. Qui abbiamo tante belle coppie e io devo dire che l'ultima per noi è sempre la più bella, perché è qui con noi. Infatti, prima però di presentarvi, rivediamo se il nostro Luigi c'è. Luigi, ci sei o sei scappato? Mauro, buonasera a tutti i nostri amici ascoltatori di Radio Frustration. E poi abbiamo la nostra Laura. Ciao Laura. Ciao, buonasera a tutti. E poi abbiamo loro, Simone Nicastri e la nostra Jasmine. Ciao. Ehi là. E allora, ciao ascoltatori di Radio Playstation. Ciao Luigi, ciao a tutti. Siete belli carichi. Che avete fatto oggi di bello per essere così carichi? Noi facciamo la vita da campagnoli ormai, perché da qualche tempo ci siamo trasferiti nel Canavese, dove abbiamo aperto un bed and breakfast in mezzo alla campagna. Ah, bello. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo pitturato, abbiamo tagliato l'erba. Noi ormai fatto le torte. Facciamo sta vita qui, siamo in mezzo ai boschi, a tagliare legna, a fare tavoli, a rimettere a posto pezzi di case vecchie per farle da arredamento. Qua è tutto fantastico, insomma. Beh, bisogna dire che comunque la vita di campagna fa veramente bene alle persone, no? Una vita pura, sana. Ma Canavese dove? Siamo a Torre, un paesino che è vicino a Rivarolo Canavese, tra Ivrea. In Piemonte, quindi. Ah, eccoli qua, tenuta bene, ho capito. Allora qualche volta vi vengo a trovare io, visto che io abito a Torino. Siete tutti ben invitati e ovviamente dal nome La Tenuta Bene vi teniamo tutti bene qua. Allora, avete fatto sicuramente tanti sacrifici, avete affrontato tante difficoltà, oggi però siete sicuramente felici, no? Di stare insieme e soprattutto di vivere questa vita che comunque avete scelto voi. Certo, allora i sacrifici sono immensi e ancora ad oggi ci sono tanti, perché immaginate per due ragazzi giovani che non hanno neanche la benché minima idea di che cosa sia un'attività, di quali sono gli inconvenienti del caso. Ecco, ci siamo trovati un po' a gestire questo posto, in un posto che c'è questo bed and breakfast, in un posto che non era casa nostra e che, insomma, abbiamo fatto dei bei compromessi. Cosa ne dici? Sì, però credo che sia una bella esperienza, ci aiuterà anche sicuramente a crescere. Non è facile mollare un lavoro fisso, comunque un'esperienza forte come ha fatto Simone, però siamo giovani e siamo pieni di energia, quindi ce la faremo. E certo, anche perché la forza dei giovani è sicuramente più intensa rispetto a quelle delle persone già grandi, tra virgolette, per non dire maturi, no? Senti, Simone, dimmi. L'amore con noi che ci spinge e ci tiene uniti. E credo sia la cosa più bella quella, no? È la forza maggiore, devo dire. È la forza più grande. È il nocciolo, se manca quello, raga, non si va da nessuna parte. Senti, Simone, ma come chiami la tua ragazza? Come la chiamo? Pupo. Ultimamente Pupo. E prima di Pupo come la chiamavi? Yasmin. Poi ho dovuto inventarmi il nome Torsolina alla grande fratello, perché lei non voleva, insomma, comparire. Ma che vuol dire? Che vuol dire Torsolina? Perché lei, venendo dall'Alto Adige, insomma, ha a che fare con le mele, no? Il papà è un agricoltore che praticamente è socio della Marlene. E allora, insomma, io la chiamavo Torsolina come nome in codice. Ah, ecco. Beh, quindi, e tu invece da dove vieni praticamente, Simone? Tu vivi già in Piemonte? Sì, io ero di Verbania, sul Lago Maggiore, un altro posto, magari un pochino più attrezzato turisticamente del Canavese, perché qui è più campagna, più una zona agricola, però insomma ci sono vantaggi e svantaggi da questo punto di vista per quello che è la nostra attività, perché per esempio nel Lago Maggiore c'è un mare di concorrenza, anche se è certo che i 3 mesi che lavori d'estate sono sicuri. Qui magari se ti fai il nome lavori anche sempre, però adesso è un po' duro ingranare. Certo, come mai questa scelta comunque?
Cioè, avete scelto fra appunto Lago Maggiore e Trentino, che sono comunque due luoghi veramente stupendi, avete scelto il Piemonte. Ma allora, anche qui sono bellissime zone, per sì, carità. Sì, ci mancherebbe altro. Solo che diciamo che 20 anni fa qua si campava tutto sull'Olivetti, che era una, cioè, Olivetti e Fiat erano praticamente le due potenze che c'erano in Piemonte, nel torinese, nel nord torinese. E da 20 anni a questa parte l'Olivetti è sparita completamente, la Fiat ha fatto altre scelte, quindi bene o male questo territorio qua ha un po' perso quello che era il suo fulcro economico, che era industriale. Adesso da qualche tempo si sta valorizzando, da quello che ho capito io, anche turisticamente, ma ci sono delle belle zone, cioè campagne immense, un verde che circonda tutte queste colline, queste montagne. Noi veniamo le Alpi, siamo vicinissimi al Parco del Gran Paradiso, alla Val d'Aosta, no, ma sono proprio delle belle zone, ecco. E come mai questa scelta? Praticamente io, uscendo dal Grande Fratello, mi sono scontrato con un mondo che era quello dello spettacolo, che tutti quanti insomma lo vedono come una cosa fantastica. Dall'altra parte, ecco, insomma, è un po' molto concorrenziale, un pochino anche, diciamo, difficile, bisogna sapersi vendere. Poi non è che non c'è neanche tutto questo guadagno dietro, ecco, diciamolo, è molto tutto fatiscente, tutto sembra che giri tanto di quella grana, che in realtà non è tanto così, ecco. E Yasmin, anche tu eri gelosa, giusto? Io ero abbastanza gelosa. Lei era gelosa che comunque la vita lì era far serate, trovare lavori più che andare a fare le foto con le sedicenni che ti adoravano perché avevi fatto un programma, insomma. E quindi vedendo anche che comunque non si poteva tirare avanti tanto se non si marciava su quello che era un discorso di sponsorizzazione della propria immagine, questa cosa qua, essendo distanti, abbiamo trovato due persone che hanno creduto in me fin dall'inizio del programma, e che hanno voluto investire dandoci la possibilità di sviluppare questo progetto di un bed and breakfast in una loro proprietà, ecco, qui nel Canavese. Senti, vorrei fare invece una domanda alla nostra Jasmine. Cos'è che ti ha convinto maggiormente di Simone, che lui era l'uomo perfetto per te? Una bella domanda, ma noi ci siamo conosciuti all'Expo e lui aveva sempre un sacco di energia, era sempre felice, poi mi dava un sacco di attenzioni, cioè esistevo solo io per lui. E poi vabbè, un ragazzo molto sveglio, anche molto intelligente, quindi sono state queste le cose che maggiormente mi hanno colpito di lui. E a te invece, Simone? Allora, io ho visto questa ragazza che era una biondina con gli occhi azzurri, tutta dolce, carina, in mezzo all'Expo, e di lei mi ha colpito il fatto che era molto, molto dolce, molto affettuosa, e allo stesso modo molto, cioè non una ragazza facile, era difficile da conquistare, una ragazza di valori, cioè insomma, tutte queste cose qui che mi hanno pian piano conquistato, la sua dolcezza, i suoi modi di fare. E poi lei non è che era una ragazza che insomma subito si buttava, era tutta molto insicura, che ci andava con i piedi di piombo sulle cose, una ragazza con la testa sulle spalle, con i valori, con questo, insomma, le ragazze che con cui una persona un po' pragmatica come me dice, capisce che si può costruire un futuro. Oggi purtroppo molte ragazze magari si svendono, sono un pochino più fatiscenti, ma sono alla fine dei fuochi di paglia. Lei invece da subito mi è sembrata una ragazza che mi comunicava stabilità e amore a smisurato, ecco. Rivolta invece a Jasmine, che è una donna, anche se io dico sempre che sono per la parità tra uomo e donna, però credo che
che l'uomo qualcosina in più al giorno d'oggi ce l'ha ancora. Jasmine, i tuoi genitori hanno, come hanno preso, diciamo, questa vostra idea di stare insieme, ma soprattutto, ecco, di allontanarti da quella che è stata la tua città e andare a vivere così lontano? All'inizio non benissimo, perché comunque mio papà fa questa attività agricola a casa, avevo un bel lavoro, poi in Alto Adige comunque meno male le cose funzionano un attimino meglio rispetto ad altre regioni ancora italiane. Però adesso, cioè, mi hanno detto: sei giovane, prova a fare questa esperienza e se vuoi tornare sai che puoi sempre tornare da noi, ecco. Con il Simone ovviamente. Con il Simone, perché Simone ora sta anche imparando a parlare il tedesco, tra l'altro. Ah, questo è interessante, così almeno se noi abbiamo bisogno di un interprete tedesco ti chiamiamo, ok? Ci stai? Io sì, ci sto. Poi c'era anche Simone magari, no? Ecco. Adesso imparo alla svelta, perché qui per ora sono un pochino fermo, perché non andiamo avanti, è un po' difficile questa lingua. Ma poi lui con la sua parlantina comunque riuscirà a fare qualcosa. La farò, la farò. Allora, una domanda adesso per il nostro Simone. Vediamo un pochettino. La cosa più romantica che tu hai detto alla nostra Jasmine? Beh, la cosa più romantica che ho detto a lei, detto ho fatto anche, gli ho fatto una promessa, gli ho detto nonostante lei sapeva che andavo al Grande Fratello, cioè all'inizio non lo sapeva perché probabilmente mi avrebbe tirato un cazzotto in faccia. poi alle ultime due settimane prima di entrare gli ho dovuto comunicare questa cosa e gli ho fatto una promessa, gli ho detto: guarda che io ti porterò nel cuore e non ci sarà niente che mi potrà allontanare da te, perché sei la ragazza giusta. E dopo l'esperienza del Grande Fratello e tutto quanto quello che c'è stato, io sono subito tornato da lei, perché non me la sono scordata neanche un attimo. Hai avuto la conferma comunque che il tuo è un grande amore ed è la cosa più bella che sì, credo possa aver ascoltato. Certo. E Jasmine, tu invece che cosa pensi di aver fatto di così tanto romantico per il tuo Simone? Bah, io non sono questa romanticona dei due, devo dire che è Simone quello più romantico. Io, non lo so, lo coccolo ogni giorno, comunque faccio ogni giorno, credo, dei piccoli gesti, come gli preparo la colazione, facciamo la colazione assieme, ci coccoliamo. Quindi io non sono una da tanti grandi gesti, poi mi piacciono le piccole cose, ma che siano fatte quotidianamente. Brava. Senti, diciamo che più che le parole valgono i gesti, vale, diciamo, l'affetto che tu dai a Simone e lui poi ovviamente a percepire l'emozione dentro di lui che tu gli riesci a trasmettere, quindi è questa la cosa più bella. C'è qualcosa Jasmine che cambieresti comunque in Simone, un qualche magari difetto che vorresti che venga eliminato? Sì, è troppo ingenuo. Simone è molto ingenuo e è troppo buono, ogni tanto essere troppo buoni ci si rimette. Non è così facile davanti. Sì. Infatti, essere troppi, allora bisogna che Simone impari che nella vita è bello essere ingenui per la propria donna, ma nel mondo bisogna un pochettino aprire le orecchie, hai capito Simone? Quindi cerca di imparare ad essere più furbo. Mi sacrifico per tutti. lo so. Purtroppo sì, purtroppo c'è un detto che dice: chi più accomoda più si scomoda. È vero, hai perfettamente ragione. E tu invece, Simone, vedi qualcosa che magari non ti piace di Jasmine e che vorresti che cambiasse? Beh, allora, tutti quanti noi abbiamo sempre dei difetti perché non siamo perfetti e si mira sempre a migliorarsi. Jasmine sa benissimo che magari la cosa che dovrebbe, ma non tanto per me, tanto per lei, migliorarsi è la pazienza. Lei è un pochino poco paziente, è molto impulsiva e spesso quando c'è, cioè, la pazienza è la virtù dei forti, proprio perché
avendo un po' di pazienza, aspettando e valutando le situazioni e tentando di comunicare o comunque lavorarci sulle situazioni, queste possono cambiare. Invece affrontandole subito di petto, magari infuocati dalla rabbia o dalle emozioni negative o con sentori e pessimismo addosso, ecco, queste cose qua diventano insormontabili e peggiorano di più. Adesso io passo la parola al nostro Luigi, che sicuramente vorrà tartassarvi un pochino. Vai Luigi. Gigiotto. Tartassarvi assolutamente no. Allora Jasmine e Simone, intanto comunque complimenti perché siete una bellissima coppia, vi vedo veramente molto bene insieme, quindi siete due persone semplici, due persone comunque che si amano e si vede proprio dal vostro sguardo, mettete proprio serenità sia te Simone che lei, quindi vi auguro veramente con tutto il cuore che questa storia continui senza nessun problema. Allora, dopo le smancerie ora massacraci, va bene, ora siamo pronti a prendere la dose di fucilata. No, sto scherzando, no, assolutamente no. Il vostro viaggio dei sogni, dove vi piacerebbe andare? Ok, lo diciamo al 3, così vedrai che cominciamo subito i pareri diversi. Al 3 tu dici il tuo, okay. Io dico il mio. 1, 2, 3, Los Angeles. Quindi Los Angeles per il nostro Simone, non ho capito, Jasmine, dove? Alle Maledive vorrei andare. Ah, ti tratti bene, bello. io vado solo per giocare tutto sul 13. Un vizio a cui non potreste mai rinunciare, quindi un vizio a cui non potrebbe mai rinunciare Jasmine e un vizio a cui non potrebbe mai rinunciare Simone. No. Vabbè, un vizio a cui non potrebbe mai rinunciare Jasmine. Deve dirlo lei, però. Sia... No, deve dirlo lei. Come? Dico, il vizio a cui non potrebbe mai rinunciare Jasmine lo deve dire lei, tu devi dire il tuo vizio che non rinuncia, capito? Ah, ok, vai. Come detto Simone, i dolci, io infatti scopro i dolci. Se gli togliete lo zucchero dal sangue, esce la tua germanica, cioè la tua, come si può dire, il suo spirito germanico più folgorante e sono cavoli amari. Mentre il mio vizio a cui non potrei mai rinunciare sono l'essere bambino. Io sono sempre un po' bambino, quindi mi piacciono i giochi, farmi le storie, fantasticare, essere in un mondo tutto mio. Purtroppo sono un po' quindi sei sempre un supereroe? Purtroppo nel cuore rimango sempre un supereroe, sì. Purtroppo per fortuna, insomma. Un'altra domanda. Quando siete insieme, qual è il momento della giornata che apprezzate di più? La sera. Per me è la sera, che abbiamo passato una bella giornata. Siamo stanchi ma soddisfatti. E quando ci mettiamo sul divano a guardare un film, anche a chiacchierare. Tu? Sì, la sera, anche perché la mattina alzarsi qui è dura, c'è sempre qualcosa da fare, e poi insomma adesso abbiamo fatto l'orto, per dire, io non sapevo avvitare la lampadina quando sono venuto qua, no? Adesso sono diventato talmente bravo manualmente che l'altro giorno mi ha chiamato MacGyver per fare la sfida a chi faceva la testata nucleare più forte con 3 graffette. E insomma, sono arrivato, cioè gli ho dato quasi filo da torcere. Jasmine, se dovessi fare tu questa volta il Grande Fratello invece che Simone, lo faresti tu? No, mai. Io non ritengo tanto da questi programmi, cioè non mi piacciono molto. Poi non la prenderebbero neanche, perché il test della psicologia, quando vede gli psicologi capiscono che è meglio che non entra se non vuole che esce qualcuno in barella. Ma
Allora, un'altra domanda. Qual è la cosa che avete fatto di cui siete maggiormente orgogliosi? Bella domanda. La cosa che abbiamo fatto di cui siamo più orgogliosi. Beh, questa cosa qui, questa scelta che è grossa, enorme, questo enorme compromesso che avrebbe fratturato moltissime coppie per il fatto che i sacrifici erano immensi, noi l'abbiamo abbracciato e ci siamo tenuti per mano e ci stiamo lottando perché questo sacrificio diventi qualcosa di meraviglioso un domani da raccontare. Bella, bella cosa questa. Avete una fissa in fatto di abbigliamento? Questa cosa ci viene chiesta dai vostri fans. Allora, lei si veste con le borchie. No, io devo dire la mia, tu devi dire la tua. Ah, ok, di la sua. No, a me comunque piace la moda, mi piacciono i vestiti, poi c'ho magari l'all-star con le borchie, Simo ogni volta che le metto mi insulta perché lui di moda, poverino, non ne capisce niente. Infatti se fosse per lui uscirebbe col pigiama, ogni tanto si mette i pantaloni verdi e la maglietta sopra arancione o proprio delle cose che non c'entrano l'uno con l'altro. Io insomma, mi avete visto a Grande Fratello, giravo in mutande con la maglietta di lana della nonna, cioè la maglietta alla salute. Eh sì, quella non ce la dimenticheremo mai per tutta la vita, penso. È rimasta. Viaggiando nel tempo, in quale epoca vi piacerebbe vivere e perché? Allora, io Grecia ellenica, perché si aveva il primo approccio con la filosofia, i primi pensieri, c'era una sorta di illuminismo, diciamo, un primo momento della storia in cui l'uomo veniva messo al centro e come uomo veniva riconosciuta, insomma, la conoscenza come un valore importante. E poi perché minchia c'erano gli Spartani cioè dei guerrieri tremendi. Io tra l'altro il mio cognome è Nicestratus, dal greco guerriero vittorioso. Infatti, sì, non lo Così? sapevi? No. Sì. Nicastri, Nicestratus. No, io invece negli anni dei nostri nonni più o meno, perché la vita era molto più semplice, si era contenti con le cose più piccole, c'era anche più l'onore, il rispetto, anche il senso della famiglia, c'erano più queste cose qua. Adesso credo che nel periodo che viviamo adesso queste cose siano, cioè, le abbiamo perse purtroppo, quindi credo, cioè vedo come esempio mia nonna. E quindi vorrei vivere in quell'età lì. Eh sì. Poi un'altra domanda, una canzone che rappresenta la vostra storia. Ah, quella lì, allora, ad Expo c'era un padiglione che si chiamava Alessandro Rosso, che era una discoteca, e io quando l'ho vista la prima volta che ci siamo beccati insieme, c'era questa canzone che faceva "Touch me like you do, love me like you do". Quella di Quella Fifty lì, Shades of Grey. quella che lei, io non sappiamo il titolo, però spero che. Love me like you do, Ecco, credo. Love Me Like You Do, ecco, Credo. sì, quella. Abbiamo ucciso il cantante con questa canzone. Simone, se tu accompagni Jasmine a fare shopping e collabori, oppure sei come quei fidanzati demoralizzati che aspettano nei divanetti fuori da negozi? Allora, io ho un progetto da proporre a Zara e tutte queste grandi compagnie. Allora, siccome ho visto che IKEA ha fatto lo spazio per i bambini, dove depositano i bambini mentre i genitori guardano l'IKEA, dovrebbe fare Zara e tutta la Bershka, tutti questi mega marchi, uno spazio, un recintino dove ci metti le palline colorate che ci piacciono, dove ci butti tutti quanti i fidanzati, i mariti, che li lasciano lì a giocare mentre loro vanno a fare shopping, perché se gli stai dietro che lei è lì che sta scegliendo i vestiti, cioè, se ti conosce, che ti guarda, è ovvio che gli sembri un po' un cane bastonato, che sei lì proprio veramente che la segui disperato in questo capitalismo consumistico sfrenato e nella corsa di acquistare vestiti che insomma. Poi vabbè, lei insomma gli piace la moda, quindi E beh, è non chiaro, facciamo quindi. queste guerre. Ci viene fatta una domanda un po' particolare, vabbè, comunque simpatica.
sia per Jasmine che ovviamente per il nostro Simone. Se, se dovreste descrivere l'un l'altro, che praticamente se Simone fosse un animale, che animale sarebbe e viceversa? Vai. Cioè, io che animale sarei io, o devo dire che animale sarebbe la Jasmine? Esatto. Cioè, Jasmine deve dire che animale saresti tu secondo lei e tu lei, della viceversa, ecco. Dai, dimmi che comincia Temo, così se sei cattivo poi ti cattivo. Simone è un gatto, perché dorme sempre, sempre stanco, mangia e dorme, poi è un po' lunatico. Ma non è vero. Sì, un po' sì. Allora la Jasmine, dico che la Jasmine è una scimmia. Ma che scemo. Perché è scemo. Perché mi abbraccia con le sue manine pelose. No, non ha le manine pelose. Però sai, quelle scimmiettine affettuose, insomma, quelle che ti saltano addosso, che ti stanno vicine, insomma, quelle lì. Ok, allora noi siamo arrivati quasi ormai alla conclusione di questa intervista bellissima, però volevo dire anche un'altra cosa, che ora è giusto che voi ribadiate quello che avete detto all'inizio, sia tu Jasmine che il nostro Simone, state quindi praticamente affrontando questo nuovo progetto, ovviamente siete nel canavese e siete gestori di questo posto meraviglioso che avete chiamato La Tenuta Bene. Possiamo dire che è un anno che avete iniziato questo progetto, vi siete dedicati molto alla sua realizzazione e avete fatto tanti sacrifici e ci sono state tante difficoltà, ma oggi sia te che Jasmine siete nella vostra isola felice. Esatto, sì. Esattamente, proprio l'isola felice. Sì. Quindi volete dire nuovamente come si chiama e dove si può venire a trovarvi? Ok, allora, siamo un bed and breakfast molto carino che si chiama La Tenuta Bene, è molto carino ed è anche gigantesco, abbiamo 8 ettari di terreno e un salone veramente gigantesco in cui c'è addirittura un flipper, che è il flipper dei Flistom, e siamo a Torre Canavese, a 30 minuti da Torino. 30 minuti da Torino, vicino a Ivrea, arriverò allo Canavese. E il sito su cui ci potete vedere è www.latenutabene.com. Ci trovate anche su Facebook e su Instagram. Perché avete detto, Jasmine e Simone, che accogliereste i vostri clienti raccontando la vostra storia, che è come una favola della Disney? In che senso? Perché è una storia d'amore, no? È stata proprio, gli racconteremo da quando ci siamo incontrati all'Expo, poi ovviamente ci sarebbe stato questo momento in cui io andavo in guerra, che era il grande fratello, poi ci siamo aspettati, rincontrati e ci siamo costruiti questa isola felice. E vabbè, allora è doveroso, in conclusione, favola della Disney, ci sono tanti personaggi. Che personaggio della Disney sarebbe Jasmine e invece che personaggio sarebbe Simone a sto punto? Allora, io devo dire Jasmine o dico quale sono io? Sì, di quale sarebbe ognuno per sé, sì. Dai, sì, facciamo così, perché sennò mi dici ancora che sono un personaggio che non è vero. Allora, io come personaggio della Disney sono Peter Pan, assolutamente. Io la principessa Jasmine. Ecco, quella di Aladdin. Ecco, ci avrei scommesso, grande Jasmine, una risposta perfetta. Allora, siamo arrivati alla fine. Potreste salutare i nostri ascoltatori dicendo ciao, sono Jasmine, e ciao, sono Simone. Anche noi ascoltiamo Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo? Certo. Allora, ciao, io sono Simone. Ciao, io sono Jasmine. E anche noi ascoltiamo Radio Free Station, la radio degli italiani nel mondo. Grazie mille di cuore, vi auguro veramente tantissime cose belle, perché ve le meritate. Mirtilla, ci sei? Certo che ci sono, potrei mai lasciarti in compagnia con un ragazzo e una ragazza?
hai bisogno tocca anche tu di una gamba. La conclusione con questi due fantastici ragazzi. Sì, noi vi ringraziamo tantissimo, spero in breve di potervi venire a trovare nel vostro paradiso, perché quello rappresenta per voi, e a risentirci a breve. Un abbraccio da parte mia e da parte di tutto lo staff di Radio Free Station. Grazie a voi, vi abbracciamo con tantissimo affetto anche noi. A presto, bocca al lupo allora. Per tutto. Bocca al lupo per tutto, ragazzi.